La talha federala directa e la talha sin la pli valor en las dos fontaunas d’entrada las pli importantas de la Confederaciun. L Loon 2016 an elas gener 43,5 miluns francs, qua en chars d’stertz da tuts las entradas federalas. La Confederaciun poi incasar aquestas talljas mo fin l’on 2020. Con il nuovo ordine delle finanze della Confederazione, questo termine viene prolungato fino all'anno 2035. Per quale che la Costituzione mi viene data, per quale dovrei votare. La taglia federale, diretta, è la taglia che in più valore in una parte decisiva delle incumbenze federali, per esempio nei settori della formazione, della politica sociale, del traffico o della difensione nazionale. Se la Confederazione deve ademplirsi le incumbenze e avviene avanti nella dimensione della finuzza, è la dipendente dalle de entrate o da queste due taglie. In Parlamento esiste in contest che la Confederazione deve incassare la taglia federale diretta e la taglia sin la er en il senza più valore in avvenire. Il Parlamento ha approvato senza controvorsi il nuovo ordine delle finanze. Il nuovo ordine delle finanze non c'è una in aumento della taglia e va molto per la domanda se la Confederazione deve incassare er in avvenire la taglia senza più valore e la taglia federale diretta. Ce si l-Urdan de Finanță veni să refuza, da în davant du două terți de las entradas federalas federale. În acest caz, știuest la confederație, o în reducir si as per passa 60% o bain auțar talias existentes. Și si l nou Urdan de Finanță veni accepta, veni percunter garantii că la confederație poate amplir si as incumbenzas în la dimensiune de finussa. Per questi motivi, raccomando il Consiglio federale e il Parlamento di accettare il nuovo Orden delle Finanze 2020.